bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Sono stata assente qualche settimana, l'estate è stata pienissima. Sono in partenza per San Francisco, tra 2 giorni volo, andrò a lavorare. Ho un gruppo di 35 ragazzi che verranno a San Francisco a fare un corso di inglese per 2 settimane e io li seguirò per 1 settimana. Com'è andata la vostra estate? So che molti di voi hanno seguito i miei consigli e nel mese di agosto ho piacevolmente incontrato casualmente alcuni di voi. Oggi vi voglio parlare di che lavoro fa Chiari Lady Boss. Mi viene chiesto spesso, a qualcuno non è chiaro, altri che magari mi seguono da più tempo, mi hanno conosciuto di persona, sanno che io lavoro tantissimo, amo quello che faccio e copro diversi punti e mi occupo di diverse cose, dal turismo ai social media. Allora, intanto chi è Chiari Lady Boss? Chiari Lady Boss sono io. Per chi è nuovo nel canale e non lo sa, sono una marchigiana con metà sangue siculo, perché papi è siciliano e mamma è marchigiana. Alle superiori ho frequentato il liceo scientifico e poi sono arrivata dopo un anno sabbatico a Perugia ed ho studiato comunicazione di massa, quindi sono laureata nella triennale di Perugia. Durante gli anni universitari uno dei miei obiettivi era proprio quello di fare l'Erasmus. Avrei voluto farlo in Olanda ad Amsterdam, ho fatto la richiesta ma non sono stata accettata e la mia seconda opzione era Leeds in Inghilterra, università che poi mi ha accettato e dove ho studiato per un anno. Avevo 22 anni e mi si è aperto un mondo. Già dentro di me sapevo che l'Italia non era il posto giusto per un futuro e la mia voglia di viaggiare, di conoscere, di esplorare, di stare attorno a un sacco di gente mi ha sempre portato a pensare che avrei voluto un'esperienza o comunque un futuro all'estero. Grazie all'Erasmus ho capito che il mio posto era nel mondo. Dopo la mia laurea, uno degli obiettivi che volevo raggiungere era proprio quello di vivere in Olanda, ad Amsterdam. Ci sono riuscita, mi trasferisco ad Amsterdam per 7-8 mesi, questo nel 2011, dopodiché l'universo decide di portarmi a New York. New York non era una città che io amavo, l'avevo già visitata nel 2003 e non ne ero rimasta soddisfatta. Rispetto a moltissimi di voi che vengono e se ne innamorano e vorrebbero vivere qua, io ho avuto un processo inverso, ovvero l'ho visitata, l'ho odiata, ho detto non vivrò mai a New York e quasi 10 anni dopo mi sono ritrovata a vivere nella Grande Mela. La mia avventura nella Grande Mela inizia nel 2012, il 12 gennaio. Quando sono arrivata avevo 25 anni e stavo ancora cercando di capire cosa veramente volevo fare nella vita, perché oltre al sogno di essere hostess e viaggiare il mondo non avevo ben chiaro quali fossero le mie capacità, ma sapevo che volevo fare un lavoro relazionato alle persone nel turismo e che mi permettesse di viaggiare e stare a contatto con la gente. Inizialmente faccio la nanny per quasi 2 anni. La nanny è la tata, la nanny copre un ruolo di una mamma, di una nonna, sta tantissimo a contatto col bambino o coi bambini, ci spende un sacco di tempo. Questo mi ha dato anche la possibilità di conoscere diverse famiglie a New York, vedere diversi appartamenti a New York e apprezzare i diversi stili di vita e i diversi quartieri. Nel frattempo inizio a dare ripetizioni di italiano e lavoro per qualche tempo per la Berlitz, che è una scuola internazionale, se non sbaglio a 500 location in tutto il mondo, e insegnavo italiano anche alla Berlitz. In tutto questo frangente ho avuto l'idea di aprire un'agenzia. Questa idea si concretizza nel 2014, quando apro New York City for All, che è la mia agenzia. È un'agenzia online, non abbiamo una sede aperta al pubblico e questa agenzia offre diversi servizi su New York come trasferimenti, pass per attrazioni, crociere, tour personalizzati a piedi, in autobus e in macchina, e il punto forte è proprio il fatto che sia io che le guide che supportano e aiutano a far crescere New York City for All facciamo tour spesso personalizzati. Oltre a New York offro servizi in diverse città d'America come possono essere Chicago, LA, San Francisco, Miami e poche altre. Accompagno gruppi, famiglie o coppie in tutta America, quindi sono anche accompagnatrice e guida autorizzata su New York. Riguardo a questo mi sono sempre state fatte un sacco di domande. Come posso diventare guida? Quanto costa diventare guida? Cosa serve per diventare guida? Me ne avevo segnate alcune che adesso leggo e a cui risponderò. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che io non sono la classica guida col cappellino e la bandierina. State tutti in fila! Da questa parte state tutti in silenzio, collaborate. Allora, mi chiedono, quante volte è possibile fare il test durante l'anno qualora non si riuscisse a superarlo al primo step? Inoltre, a quanto potrebbe ammontare approssimativamente il costo?
Allora, innanzitutto per diventare guide autorizzate a New York serve essere legali e poter lavorare legalmente. Questo significa che bisogna essere in possesso di un Social Security Number. Il Social Security Number è un numero identificativo che, se vogliamo, possiamo paragonare al codice fiscale, anche se è un numero assolutamente privato che non potete dare a nessuno a meno che non si tratti di banca, datore di lavoro e pochissimi altri enti. Non so spiegare bene cosa sia il social, magari fate anche voi una ricerca online per capire meglio come funziona il Social Security. Inoltre, per gli stranieri autorizzati a lavorare, bisogna richiedere il documento che ti permette di lavorare legalmente, che si chiama EAD, Employment Authorization Document. Ottenuti questi, potete fare la richiesta per il Sightseeing Guide License. L'esame consiste in 150 domande, 2 ore di tempo, e dovete rispondere esattamente almeno a 97 domande per passare l'esame. Il costo dell'esame è di $50, il costo della licenza varia a seconda del periodo dell'anno e ha un costo di circa $100-150. Il patentino si rinnova ogni 2 anni e bisogna fare la richiesta 15 giorni prima della scadenza. Bisogna avere almeno 18 anni per dare l'esame. Questo è il mio patentino di guida ufficiale autorizzata a New York. Se non supererete l'esame, verrete informati del motivo, nonché della procedura di come riapplicare per poter fare un altro esame. Poi un'altra domanda che mi è stata fatta è: una volta ottenuto il tutto, a quali uffici o agenzie ci si può recare per trovare lavoro? Sicuramente LinkedIn, avere un bel profilo su LinkedIn e iniziare a cercare magari agenzie di viaggi, cercare anche in siti che offrono lavori come Indeed, Glassdoor. In realtà avevo scritto un articolo a riguardo di come trovare lavoro a New York e negli Stati Uniti, quindi ve lo lascio qua nell'info box. Inoltre sono blogger e quindi mi occupo di creare contenuti per il mio blog, il mio sito, e il mio blog parla di New York, degli Stati Uniti d'America e anche del mondo, principalmente New York e Stati Uniti d'America. Se non siete ancora iscritti alla newsletter, vi consiglio di farlo il prima possibile, anche di questo vi lascerò il link nell'info box, per rimanere aggiornati sugli eventi e ricevere inviti direttamente da New York City for All. L'agenzia cresce, cresco anche io, cerco di essere sempre attenta alle richieste e alle esigenze del cliente, imparo tanto, New York per me è una scuola di vita, lo dico sempre, continuerò a dirlo all'infinito. Grazie a New York io ho capito tantissime cose su di me e ho imparato tantissimo anche a livello lavorativo. Non soddisfatta di New York City for All, oppure, come posso dire, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di qualcosa di creativo. Io ho sempre voglia di fare, di creare, di inventare, di reinventarmi. Qualche anno fa, anche su consiglio di un amico, inizio a fare dei video e raccontare New York un po' a modo mio. Lo scorso anno decido di prendere di nuovo in mano YouTube e parte il canale, dove parlo e racconto un po' di New York, della mia vita, dei viaggi, in modo molto personale, sicuramente diretto e anche colorato, cercando di portarvi alla scoperta di una città che è una città che vi offre tantissimo, oltre a tutte le location turistiche di cui si parla sempre e in continuazione allo sfinimento. A me piace mostrarvi quello che i libri non mostrano, che le persone non raccontano, che in realtà è quello che viviamo noi newyorkesi, perché io, come ho già detto in altri video, mi considero newyorkese. Quindi nasce il mio brand. Nasce il mio brand che chiamo Chiari Lady Boss. Tatuaggio, lo ricordo, ho hashtag Lady Boss e divento quindi vlogger e content creator, iniziando a lavorare e collaborare con brand e ristoranti qua a New York. Il sito chiariladyboss.com, anche questo ve lo lascio nell'info box, viene creato e pubblicato al gennaio di quest'anno 2019, quindi è una delle novità del 2019, e Chiari Lady Boss vi porta alla scoperta, come dicevo prima, non solo di scorci nascosti ma anche di tanti negozi pop-up ed esibizioni, quasi sempre in preview, quindi prima che aprano. Inoltre la scorsa settimana ho deciso di proporre una settimana motivazionale sul mio canale Instagram Chiari Lady Boss. Se non lo seguite ancora, Chiari Lady Boss, andatelo a cercare. Ho lasciato negli highlights tutti questi video motivazionali dove esprimo il mio pensiero sulle cose positive e su come cercare di affrontare la vita ogni giorno. Se avete bisogno di un po' di motivazione o se siete solamente curiosi e interessati a vedere di cosa stavamo parlando, highlights del canale Instagram di Chiari Lady Boss. Mi sono dimenticata di dirvi che lavoro anche con scuole d'inglese, quindi scrivo studenti singoli o gruppi di studenti alle scuole in tutta America. L'importante è che abbiate 16 anni. Quindi se decidete di fare un corso d'inglese in America, qualsiasi location, Chicago, San Francisco, New York, LA, Miami, anche Toronto, contattatemi e vi aiuterò con l'iscrizione.
Direi che più o meno ho coperto i punti salienti e spero di essere stata chiara e concisa e avervi fatto capire che lavoro sia nel turismo, quindi essendo imprenditrice titolare dell'agenzia New York City for All, ma anche con i social media e con video e foto, creando contenuti non solo per i miei canali, ma anche per altri brand o compagnie, grazie al mio brand Chiari Lady Boss. Se avete domande, mi raccomando, lasciatele nei commenti e spero che questo video vi sia piaciuto, mi aspetto un sacco di like da voi. Per oggi è tutto da New York e Chiari Lady Boss. Bye guys!